transizione, però ancora penso che non abbia fatto niente nessuno, quindi il campionato è ancora molto lungo, dobbiamo continuare a lavorare così, io devo migliorare tantissimo e sono concentrato solo su quello, sul lavoro settimanale che so che fa la differenza e mi ha portato fino a qui, quindi ero tranquillo perché sapevo di aver lavorato bene e di poter dire la mia. In questo momento devo solo pensare a continuare così fino alla fine. Ovviamente il primo pensiero va alla mia ragazza che mi sta sempre vicino, così come a mio padre, mi ha dato tanti consigli e mi sta aiutando a crescere, ma un pensiero va alla mia famiglia, a mia madre, a mia nonna, che tutta la mia famiglia che mi sta sempre molto vicino. Molto tranquillo, ma insomma, diciamo qualche emozione di quella... Flaminia, con la F. Forse la Flaminia. Per carità, mi sembra super tranquillo, però diciamo dopo il secondo gol sei andato sotto la curva, raccontaci qualche emozione. Beh, sicuramente io poi penso che l'avete capito, sono un giocatore molto carnale, diciamo così, mi faccio molto trascinare, quando entro in campo e vedo la curva così piena, per me è qualcosa di incredibile, quindi segnare sotto la curva ci ha dato una spinta, tra l'altro incredibile nel secondo tempo quando attaccavamo e eravamo in svantaggio, penso che sia stato decisivo giocare il secondo tempo sotto la curva. Senti, fatto 18 gol in 24 partite giocate, c'è una media più alta di Higuaín e di Icardi attualmente. Che impressione ne fa la Serie B rispetto alla Serie C? Sono 19. Segnare in B rispetto a segnare in C. Sono 19, 19. Per me sono importanti. Non ruba, è onesto. A parte gli scherzi, no, la differenza è che io devo pensare a migliorare e ringraziare il mister che anche in settimana mi ha fatto notare dei movimenti che devo migliorare, perché in Serie B per fare gol ci vuole più testa, ci vuole capire dove poter far male, ma anche oggi vedere Caracciolo, giocare contro Caracciolo che ha toccato due palloni, ha fatto gol e assist, ti fa capire cosa significa essere attaccante vero, quindi io devo essere tranquillo e cercare di imparare a dire più forte di me. Sei sempre così tranquillo oppure fingi, perché sembri molto più maturo, no, della tua età? Ma sei introverto? Fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo, poi chiaramente quando si va in campo è normale, non si guarda in faccia a nessuno, siamo 11 compagni che lottiamo fino alla morte, quindi quando si va in campo, però fuori dal campo massima tranquillità e penso al mio lavoro che è giocare a calcio e sono veramente, devo baciare per terra perché ho un lavoro bellissimo. Qualcuno già ti ha detto della gara di domenica? Sì, infatti già l'ho detto, ora ci godiamo questa vittoria fino a stasera, poi da domani si pensa subito alla prossima, che so che è una partita molto sentita. Ma ripeto, ci dobbiamo preparare al meglio perché solo lavorando duramente in settimana otteniamo i risultati che obiettivo. Senti, cioè, più da forte, il primo o il secondo? Ma il primo penso che sia un gesto che sto cercando di migliorare, il colpo di testa sto cercando di lavorarci tanto. E fortunatamente quest'anno sono riuscito a fare diversi gol di testa, ma senza la palla del prete probabilmente non avrei fatto quel gol, quindi quando dico che il merito dei compagni è la verità, basta vedere la palla che mi ha messo, quindi devo solo ringraziare. Senti, prima a parlare di dover migliorare e continuare a lavorare, no? Possiamo dire che probabilmente sull'aspetto su cui bisogna lavorare un po' di più, il discorso della partecipazione al gioco? Sì, quello è un discorso che chiaramente devo migliorare, come su tante altre cose, cioè anche la finalizzazione, tante cose devo migliorare su tutto. Chiaramente la partecipazione al gioco io cerco di inserirmi, ora sono arrivato da poco, ho giocato poche partite, ho fatto pochi allenamenti, quindi piano piano, ripeto, è più facile inserirmi per me perché c'è un gruppo straordinario, qui ragazzi straordinari, quindi è più facile, però piano piano penso che possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Grazie mille.